palestra sulla metodologia dell'intervento a livello europeo. Ecco, io diciamo con un leggero sovvertimento dell'ordine degli interventi, anche perché ci sono delle esigenze personali che gli impongono di lasciare il convegno, io do subito la parola a Umberto Santini, presidente nazionale dell'ACO, una delle associazioni consumeristiche firmatario del patto per l'Expo. Nel frattempo saluto l'onorevole Patrizia Doria, che è un deputato, membro della Commissione Industria e Energia del Parlamento Europeo, che ringraziamo per la sua presenza, e invito la dottoressa Paola Testoni, già direttore generale della Commissione Europea, a prendere posto in modo che potrà. Ringrazio il Presidente, ma soprattutto il tavolo e voi che mi ascoltate. È un'esigenza personale, ma legata anche a fatti contingenti. Quando Monsignor Balconi parlava di radici, soprattutto di gestire in termini di fermezza e tranquillità e non correre sempre e perdere l'occasione, vediamo che un po' di fumo, un incendio a Fiumicino poi crea scompassi in tutta la rete dei trasporti, perché poi quelli che non potranno utilizzare l'aereo dovranno prendere il treno, chi ci aveva le prenotazioni dovrà anticipare, come è successo a me. E quindi questa è la società che noi consumatori non dobbiamo volere, ma soprattutto anche, qui mi rivolgo subito all'Europa, l'Europa deve cercare in questa prossima realtà che stiamo vivendo di attenuare quest'ansia che dall'Europa poi si trasmette a tutti i paesi di cui ne fanno parte. Noi come associazione dei consumatori, come altre, ma come altre associazioni che qui sono presenti, viviamo quest'ansia e la vedevo attraverso i dati che poi la relazione di Pietro Prateri enunciava quando parlava di percorsi vitali, di garanzie, soprattutto di riportare il consumatore al centro delle abitudini che noi avevamo. Non si tratta di bloccare lo sviluppo e il progresso, questo no, ma si tratta, e lo studioso del Censis Maglietta ce lo poi documentava con i fatti, garantire e mantenere quello che il Monsignor Balconi diceva, ritornare a valorizzare le radici. È un dato centrale questo. Non possiamo perdere la memoria storica dei cibi, ma anche dei nostri valori fondamentali. E io considero la relazione importantissima che ha fatto Rogelli non un atto di terrorismo, ma di informazione fondamentale per salvare la vita e soprattutto permettere ai soggetti più deboli, ai consumatori meno smaliziati e meno informati, di garantirsi e di salvarsi in termini umani. E il ruolo qui dell'informazione, della stampa, dei media è fondamentale. E vi dico chiaramente, lo diceva prima il relatore, ma mi è sembrato di capirlo anche attraverso altri interventi, sono stato alle spoglie di pomeriggio, mi sono trovato di fronte a una realtà bellissima, eccezionale, che i nostri media non sono stati in grado di illustrare. Noi facciamo parte di un evento grandioso, tutto il mondo, perché poi dice tutto il mondo, è venuto in Italia e io credo ci omaggerà per la funzione, l'organizzazione, la bellezza della struttura materiale, ma anche di quello che ogni cittadino, partendo dal nord, dal sud del mondo, vive in quegli spazi enormi. È un po' staccante vederli tutti, poi è difficile vederli tutti in una giornata, ma c'è questa sensazione di appartenere al mondo in maniera non consumistica, né consumeristico. C'è questo afflato spirituale in quelle strutture, ognuno ci ha messo del suo, che rende dignità al nostro paese, ma soprattutto all'Europa e al mondo. L'incontro dei popoli, e sentivo prima parlare di pluralismo religioso e sociale, rappresenta un arricchimento. E questo la nostra stampa, i nostri media pubblici e privati non sono stati in grado di pubblicizzare. Ancora una volta è prevalso il discorso, come dice il mio amico Francesco Zio del Palio di Siena, non vinco io ma non faccio vincere manco te, o del Trafalsi di Turno, che è pieno di questo paese, è pieno, parliamone male perché tanto alla fine tutto andrà male. Non è così. Credo che l'evento che viene
sta, e l'Italia e l'Europa all'interno di questo Expo rappresentano un cambio di marcia importante. Noi come consumatori, e io ringrazio Pietro per questo evento, anche Andy, che hanno costruito non all'Adria, ma io noi lo consideriamo all'interno dell'Europa e dei problemi che l'Europa deve dare ai consumatori, un momento fondamentale e importante di questo. Brevissimamente, ma stiamo vivendo il momento dei paradossi, cioè c'è stata giustamente, è stata un'analisi bellissima e puntuale, nel momento in cui c'è una crisi lunga vediamo che scattano meccanismi di autodifesa non solo egoistici ma solidaristici. C'è bisogno di solidarietà, di famiglia sempre più presente e pensante, anche se qui poi ogni tanto scattano dei meccanismi, secondo me, io sono laico ma sono profondamente cattolico nel senso vero della parola, si ferma su alcune apparenti riconoscimenti di dignità e continuamente si mortifica una realtà fondamentale, almeno per l'Italia ma io dico per l'Europa, che è la famiglia tradizionale, che non va e non può essere abbandonata, perché è il centro della garanzia e la difesa da tutta una serie di pericoli. Quando i nipoti ritornano a fare la marmellata o la salsa di pomodoro, quando si ritorna ad usare e io le vedo anche con le mie collaboratrici, si portano al lavoro, cioè abbiamo una stanzetta, chiamiamola così immensa, siamo pochi, ma comunque la frittata della sera prima, o come facevamo noi, il pane con i broccoli insieme, significa riscoprire delle tradizioni e soprattutto vincere lo spreco e abbattere il consumismo negativo che in molti anni, in questi anni ha colpito non solo il nostro paese ma l'Europa e il mondo. Gli americani stanno tornando all'agricoltura quella normale, ma non GM. I giovani stanno ritornando, e anche grazie a Dio in Italia e in Europa, all'agricoltura tradizionale. Perché? Perché stanno riscoprendo una spiritualità nel lavoro che noi avevamo rischiato di perdere. E gli stessi consumatori, i cittadini, parlava Pietro giustamente di questo rapporto fondamentale fra il cittadino consumatore e il cittadino lavoratore. È un binomio non scindibile, soprattutto in un paese come il nostro, in cui le grandi tradizioni, il 25 aprile, il 1 maggio, la libertà, la borghesia, senza lotte di classe o meno, rappresentano uno sviluppo concreto che dà risposte. E le risposte al consumismo esasperato, o come diceva giustamente il dottor Maietta, alle bruciature che abbiamo avuto, vino taroccato, la mucca pazza, vitelli gonfiati e altre cose, hanno fatto capire in termini di informazione, a volte fa solo o meno, che il discorso è quello dell'informazione e del ruolo del consumerismo e dei consumatori. I cittadini chiedono più consumo, più informazione, più forza nella soluzione dei consumatori. Noi vediamo, e questa purtroppo è una pecca, lo dico, e avremo bisogno dell'Europa per questo, anche se l'Europa ha dato ultimamente già anche un segnale importante con le direttive sulla difesa del consumatore e sui nuovi organismi che difendono il consumatore dalla telefonia all'utilizzo dell'acquisto online, l'e-commerce, eccetera, con il discorso della gestibilità, per esempio in campo del credito, di tranquillità e di gestione, non so se voi lo sapete, ma lo saprete sicuramente, ma i nuovi termini troppo esagerati, IRB, cioè io dicevo la settimana scorsa in televisione che quando ero piccolo, io sono marchigiano, c'erano i pescatori che in genere con grandi sacrifici si compravano una piccola casetta e d'estate che facevano loro per arrotondare il reddito? Andavano a dormire nel garage e affittavano la casetta ai villeggianti romani, milanesi che venivano in mare. Oggi grazie a internet la cosa è diventata mondiale. IRB è in pratica una prenotazione per qualche giorno che permette a prezzi equi di affittare un appartamento ad Amsterdam, New York, eccetera, con le garanzie come quelle che sono l'acquisto online, eccetera. Però giustamente noi come consumatori ci siamo battuti, l'Europa questo l'ha raccolto e mi auguro che loro pregherà sempre di più, che quando si fanno operazioni online ci sia la garanzia della serietà dell'interlocutore e la tutela per il consumatore. Per
perché altrimenti quest'altro termine strano, phishing, ti pescano e ti telefonano magari alle 9 di sera per venderti prodotti che o non ti servono o tu già c'hai, diventa un meccanismo che scoraggia. Invece quando veniva posto il tema, e va la funzione, dell'acquisto low cost, non in termini dispregiativi, in fatto di qualità del prodotto, la famiglia italiana ha compreso molto che si può mangiare bene anche spendendo bene e avendo però un dato, quello della tracciabilità, sapere chi produce. Questo è un rapporto positivo e per il consumatore, ma anche per il piccolo produttore. Quando Donzelli diceva il 70% dei prodotti che girano sono fatti dai piccoli produttori, e qua da noi tutto sommato il rapporto è buono, ma soprattutto negli Stati Uniti, ma nei paesi delle grandi realtà dell'Asia, della Cina, eccetera, questo rapporto va tutelato, perché lì significa avere i semi, come facevano i nostri contadini, non solo per mangiare, ma per permettere, cosa che non fa l'OGM, di riseminare. Questa è la libertà del lavoro, ce l'abbiamo dentro l'azienda, negli uffici, ma deve esserci anche nei campi. La qualità del prodotto e soprattutto la libertà di produrre. E allora, e chiudo, questa spiritualità che il Monsignor Balcone imponeva, questa necessità, è stato l'incontro, e io dico anche fortunato, che Papa Francesco sta portando avanti, e io la constatazione che faccio, perché la frequento spesso, a volte le chiese sono poco frequentate, ma vediamo che è molto sentita e molto presente, non termini di immagine, la domenica mattina piazza dell'altro Stato del Vaticano, di là da Tevere. Perché questo? Perché Papa Francesco mi ha vissuto, io l'ho vissuto anche io come volontario in una realtà di Buenos Aires, la Matanza, dove non c'era un minimo di struttura sanitaria rispetto a 5 milioni di abitanti che vivevano nelle favelas, non c'era solo in Brasile, anche in Argentina. Ebbene, il messaggio che Papa Francesco manda qual è? Diretto, immediato, sta facendo non rubare il lavoro al sindacalista o ai consumatori, ma manda dei messaggi che la gente coglie con grande forza, non solo spirituali, oserei dire molto materiali, la tutela del più debole, il rapporto con l'altro, la solidarietà fatta per chi è più debole. Queste sono cose di cui la nuova società che cresce, si sviluppa, io dico meglio, perché l'interpretazione che do è ottimista, grazie anche all'Europa, va fatta e portata in questi tempi. Non dobbiamo vedere sempre tutto nero. Noi l'associazione dei consumatori e i cittadini ci chiedono un ruolo più forte, che ci auguriamo anche questo governo e lo Stato italiano, ma soprattutto l'Europa, ci deve consegnare, rappresenta un fatto fondamentale, onorevole, quella di togliere l'ansia e di rendere più leggera la vita. Noi siamo una società, e soprattutto in Italia, che guarda il bello, le nostre tradizioni, le nostre radici sono sul bello, il cibo, il vestire, eccetera. Qualcuno in questi anni, soprattutto di crisi, ha voluto un po' forzare la mano, rendere più brutta la cosa, soprattutto i giovani sono stati colpiti, gli anziani hanno detto per certi versi meglio, però questa battaglia noi consumatori la stiamo facendo con grande forza, perché dobbiamo dire non solo c'è speranza, ma le cose si possono fare bene a costi bassi, o quantomeno controllati e gestibili. Ecco, questo è il messaggio che credo anche la relazione di Bravelli, ma tutte le relazioni che hanno dato, compreso quelle scientifiche, hanno portato. Ringrazio, mi scuso, sono stato più lungo di quello che c'è, ma questi sono momenti, Pietro, che noi dobbiamo, non dico umanizzare, ma rendere forti, perché c'è necessità di consumerismo e soprattutto c'è necessità di un consumerismo organizzato che, come hanno fatto con la crisi le aziende che hanno capito la realtà che cambiava, di rimettere al centro il cittadino, l'uomo e il consumatore. Chi a questa realtà non si adeguerà, a mio avviso, ad avviso dato che Pietro, e qui dovremo lavorare insieme, è destinato a sparire veramente dal mercato, perché ci sarà sempre più voglia di informazione, di consumo solidale, e noi e i cittadini sono stati in questo campo anche più avanti di quello che a volte la politica non è riuscito a portare avanti. E lì non è questione di lobby, perché già le lobby organizzate rappresentano un transfer. Qui è questione di capire l'interesse e soprattutto la volontà dei cittadini. Grazie. Grazie.
chiamato tutti gli operatori di contenere in un spazio accettabile l'intervento, perché sennò rischiamo poi di penalizzare quelli che parlano per tutti.